In questo scenario il Veneto rappresenta il 9,7% dei casi sul totale dei nazionali. A Vicenza e provincia si registrano 2.187 casi, 1.709 donne e 478 uomini, che descrivono un'incidenza del 17,2% sul totale regionale. L'impasse, spiega l'avvocato Irene Pudda, esperta in privacy e labor compliance, è dovuta al fatto che il datore di lavoro non è autorizzato a comunicare ai colleghi il nominativo di un dipendente risultato positivo. L'azienda è tenuta a fornire all'azienda sanitaria le informazioni necessarie perché quest'ultima possa servire ai compiti previsti dalla normativa emergenziale. Il rischio è che le aziende lascino operativi interi reparti o uffici, con il pericolo di diffusione del virus, non solo tra i dipendenti che sono stati a contatto diretto con il soggetto contagiato, ma anche tra i loro familiari e conoscenti. Nel dettaglio della rilevazione dell'INAIL in Veneto, le denunce di infortunio caso a Covid sono per il 26,5% dei casi localizzati in provincia di Verona, seguita da Treviso, Vicenza, Venezia, Padova, Belluno e Rovigo.